C'era una volta, nell'antica Mongolia, un saggio monaco anziano di nome Shi, che un bel giorno camminava sereno insieme a uno dei suoi discepoli, che invece si chiamava Peng. Giunta la notte e assetato, il maestro decise di fermarsi vicino a una casa immersa nella campagna, in cui viveva una famiglia con un uomo, una donna e tre bambini, che vivevano isolati e in estrema povertà. I due viandanti, affamati e setati, chiesero rifugio e furono accolti calorosamente nella piccola e misera casetta. Il maestro, dopo essersi ristorato insieme al suo discepolo, chiese all'uomo della casa: «Ma come fate a vivere immersi in questa povertà?» L'uomo rispose: «Vedi quella mucca nel prato? Lei ci fornisce latte a sufficienza che possiamo bere e trasformare in formaggi, che possiamo anche vendere al mercato, oltre che barattarli». Shi e Peng andarono via dalla casa, ringraziando moglie e marito, ma a un certo punto del tragitto il maestro disse al discepolo: «Peng, torna indietro, prendi quella mucca e gettala da un precipizio». Il discepolo era esterrefatto dalla richiesta del saggio e si rifiutò, dicendo che la famiglia sarebbe morta di fame. Ma dato che Shi insisteva, alla fine decise di andare a prendere la mucca e la gettò nel burrone, dove essa morì. Passarono alcuni anni da quel giorno e Peng pensava sempre a quel tragico evento, a tal punto che decise di ritornare sul luogo del crimine e di vedere come se la fosse cavata quella povera famiglia. Voleva anche chiedere scusa per l'accaduto. Giunto però sul luogo in aperta campagna, rimase stupito di quello che vide, perché al posto della casetta fatiscente c'era invece una villetta splendida con tanti alberi, una piscina, automobili di lusso, parcheggiate, un custode a protezione e tanto altro ancora. Vide anche tre giovani in grande forma che mangiavano con i loro genitori attorno a un tavolo imbandito di ogni bene. Peng ebbe un momento di estrema tristezza perché pensò che i vecchi proprietari, avendo perso la mucca, avessero deciso di vendere casa e terreno. Si avvicinò dunque al custode chiedendo: «Ma cosa è successo a coloro che abitavano qui prima?» «Sono sempre loro, non sono andati via, ma adesso sono ricchi», rispose il custode. Peng dunque si avvicinò al padre di famiglia, che in effetti poi riconobbe, e chiese cosa fosse successo. L'uomo rispose: «Avevamo una mucca molto importante per noi, che era il nostro unico sostentamento, ma un giorno è caduta in un precipizio. Ci siamo dovuti quindi rimboccare le maniche e abbiamo dovuto trovare alternative, sviluppando qualità che non pensavamo di avere. La nostra vita incredibilmente è cambiata in meglio». Peng salutò la famiglia e andò via felice e riflettendo comprese perché il suo saggio maestro gli aveva fatto fare quell'atroce gesto. Egli comprese che da un momento di perdita possiamo ritornare ancora più forti e crescendo, evolvendoci, anche grazie allo sviluppo della nostra creatività, possiamo vivere un futuro migliore. Rimanere ancorati nelle comodità, nella solita routine, infatti, non ci permetterà di cambiare e di migliorare il tenore della nostra vita. Tutti noi abbiamo tante qualità che spesso per svogliatezza scegliamo di non sviluppare, ma se lo facessimo diventeremmo persone migliori e con un futuro più gratificante. Se questo contenuto ti ha aiutato a comprendere quanto puoi migliorare se nella tua vita sviluppi le qualità che possiedi, allora iscriviti al canale, clicca sulla campanellina per sapere quando i prossimi video saranno online, lascia un mi piace, un commento, condividi la saggezza e a presto. Ciao! Thank you.